ci troviamo a Monza, in questo video andremo da Monza a Lugano in bicicletta. Non siamo dei ciclisti, abbiamo delle bici normali assolutamente non adatte. Io sono un ostacolista, lui è un palestrato e lui fa tipo le scalate, quindi non siamo neanche dei ciclisti seri, ma questo non ci fermerà. Continuate a seguirci. Chilometri da casa, siamo arrivati tipo davanti alla strada in cui porta la Villa Reale. Vi consiglio di passare, c'è anche il signor Andrea che sembra un parcheggiatore abusivo. Pronto. E Mattia. Aggiornamento, siamo a Cantù, abbiamo fatto all'incirca 20 km, a parte 3 sensi unici e un semaforo rosso, tutto a posto. Continuate a seguirci. Abbiamo appena fatto 25 km, Ciao. siamo a Cantù e siamo fermati a mangiare, che giustamente dopo un po' una fame, fare colazione. Sembriamo tre evidenziatori, ma va bene. Tutto a posto, dai. Sta andando tutto per il meglio, a parte qualche salita improvvisa, ma per ora tutto ok. Abbiamo superato i 30 km, siamo finalmente a Como. Dai, siamo quasi a metà strada. Ciao. Bella raga. Siamo a 37 km e siamo finalmente arrivati sul lago di Como. Diciamo che qua il panorama inizia a essere bello, c'è il lago, ci sono gli aerei, ci sono i cigni. Signor Leoni, cosa ha da dire riguardo a questo viaggio? Ma niente. Come ti è sembrato per ora il percorso? Beh, dai, le strade scelte da Gabriele Gugliotta non erano sempre il massimo, però. Però dai, si va avanti. Cosa dici, signor Mattia? Abbastanza bene, dai. Comunque Non manca così tanto, sono fino alla metà. non è male, però tutto perfetto. Ci vediamo dopo, seguiteci. Confine con la Svizzera, infatti c'è davanti la dogana. Dogana! E diciamo, il nostro obiettivo principale era quello di andare all'estero in bici e ce l'abbiamo fatta. Però vabbè, adesso andremo a Lugano, che è l'obiettivo, diciamo, più importante. Ok. Attivato. Adesso andremo in Svizzera. Svizzera. Aspetta, adesso mancano gli svizzeri, anche se sono gli italiani. Siamo a 46 km, abbiamo superato Chiasso, siamo quindi in Svizzera, però diciamo che la strada è un po'... Sì, cioè è diciamo diventato che un... piccolo contrattempo, figa siamo in campagna. Diciamo che è un sentiero, cioè non è neanche una strada, cioè proprio sono tipo i sentieri. È un po' difficile, contando che non abbiamo neanche la mountain bike, cioè come si può vedere. Aspetta, fagli vedere la cosa bella. Questa qui, per Google Maps, è una via. C'è una strada, però. È Oh, asfaltatissima. che bello, Cioè, eh. proprio. Però noi non ci arrenderemo e andremo avanti. Abbiamo Vabbè, proviamo questa uva, trovato un po' di raccolta uva. con generosità. Ti Sì, darò è una tipo tappa lì. svizzera. Grazie contadino svizzero che ci ha Non donato un po' passare qui. d'uva e ora potremmo non morire di fame. Andrea, cosa... Infatti, Non è che è buona? È dolce, molto buona. davvero Sentiamo buona. com'è. Siamo qua a Mendrisio e abbiamo fatto 48 km più o meno. Manca Questo uno è. pochissimo, attraversato questo ponte siamo direttamente a Lugano. Guarda che lago, guarda che bella piscina. Siamo quasi alla fine. Siamo finalmente arrivati a Lugano. Entrare. 65 km, abbiamo dimostrato che anche se non sei dei veri ciclisti e non si hanno bici da 2000 euro, si può comunque fare qualcosa e fare delle bellissime esperienze. E uscire dall'Italia in bici, ovviamente. Adesso vi mostreremo le cose più importanti che ci sono qua a Lugano. I Burger King di Lugano. Vado sempre, sempre al Burger King. Vado sempre, sempre a Burger King. Sono il king.
Lugano mangio sempre a Burger King. Eccoci, siamo appena usciti dal casino svizzero, abbiamo giocato le biciclette e come vedete non ce l'avevamo più perché abbiamo perso, infatti torneremo in treno. Vabbè, succede. Siamo qua al centro di Lugano, c'è molto, io... in realtà non c'è niente, però vabbè. Cioè, non c'è niente, cosa vuoi dire? Andrea, non ti sento, c'è un po' di chiasso. Sì, ma sei proprio impedito. Non mi viene più vicino alle mani. Sto faccio io. Dai, mostraci te and the Lions. Tieni questo. Ti vorrei lanciare qualche moneta.